Diamo il benvenuto a Luca Giorgi, responsabile Sales Retail per BlackRock, al quale vogliamo innanzitutto chiedere un primo bilancio di come sta andando questo 2019, poi in seconda analisi, dato che il tema principe del salone è quello della sostenibilità, voi come lo interpretate? Sicuramente il 2019 è partito meglio di come si è concluso il 2018. È stato un anno difficile, soprattutto nell'ultimo trimestre, per la parte azionaria, che invece è rimbalzata nel corso del 2019, perché sono venuti meno alcuni temori legati ai dazi, alla guerra tra i dazi, tra Stati Uniti e Cina, e al tema della Fed, che ha alzato i tassi in maniera importante e nel 2019 ha fatto una pausa e ha detto che farà una pausa. Quindi è stato un mercato supportivo per gli investimenti azionari che hanno performato molto bene. È vero che dopo questo trimestre così importante il nostro consiglio è quello di diminuire un pochettino il rischio e a livello azionario di investire magari in settori un po' più difensivi, come potrebbe essere l'healthcare, che è un settore che sappiamo storicamente essere meno volatile rispetto agli altri, valutazioni interessanti, ancora sotto la media. Noi abbiamo un comparto che si chiama BGF World Health Science, che proprio investe in questo settore e che riteniamo possa essere un investimento diversificato per creare valore nel corso del 2019. Per quanto riguarda la sostenibilità è un tema molto importante, perché oggi si parla molto di sostenibilità proprio come costruzione dei portafogli. Abbiamo recentemente fatto un sondaggio sui consulenti italiani a cui abbiamo chiesto quali saranno i driver per la costruzione dei portafogli del futuro e ci hanno indicato che saranno portafogli più efficienti, più diversificati, ma soprattutto più sostenibili. Come BlackRock stiamo lavorando molto al tema della sostenibilità, abbiamo una gamma di offerte importante sia attiva che passiva. Per quanto riguarda la parte attiva abbiamo lanciato l'anno scorso uno Euro Sustainable Bond, abbiamo lanciato 3 strumenti sul debito emergente, abbiamo investimenti azionari, quindi sicuramente il tema ESG può aiutare i portafogli ad essere più sostenibili e quindi questo può dare performance all'investitore proteggendo però quello che è il paese, quello che sono le persone, quella che è la governance delle società.